Carissimo Vescovo Marco, con gioia, come comunità civile e religiosa di Asola, ti accogliamo in questa nostra cattedrale, nella festa del nostro santo patrono San Giovanni Crisostomo. La nostra comunità asolana custodisce come tesoro prezioso un'antica reliquia e soprattutto un'antica storia di fede e di tradizioni, tra le quali quella che celebriamo oggi è tra le più belle. Questa antica tradizione ci riporta alla fede cristiana che ci è stata donata nel battesimo, ci riporta all'itinerario che come Vescovo hai suggerito per il cammino di quest'anno, alle comunità della nostra diocesi, nella tua lettera pastorale, generati in Cristo, nostra vita. È lo stesso San Giovanni che in una sua catechesi battesimale ci esorta dicendo: voi soprattutto, che da poco vi siete rivestiti di Cristo e avete ricevuto dentro di voi lo Spirito Santo, mettete ogni attenzione a custodire sempre intatto lo splendore del vostro spirito. La visita, la presenza e la tua benedizione di Vescovo ci conferma nel nostro battesimo, nella fede, negli ideali della vita cristiana che San Giovanni Crisostomo ha vissuto e testimoniato. Ci conferma nel desiderio di essere come persone e comunità rivestiti di Cristo, capaci di custodire lo splendore dello Spirito. Voi sapete che San Giovanni Crisostomo è stato vescovo di Costantinopoli nel IV secolo d.C. Aveva, come tutti i vescovi, un progetto pastorale, che era quello di costruire delle comunità cristiane missionarie. Il Vangelo, in qualche misura, lo dobbiamo regalare agli altri, perché ciascuno di noi è responsabile della salvezza degli altri e perciò tutti noi siamo missionari. Giovanni Crisostomo diceva: questo è il principio della nostra vita sociale, non interessarci solo di noi e della nostra salvezza, ma lavorare per la salvezza di tutti. E il Crisostomo si chiedeva come edificare queste comunità missionarie, quando un cristiano diventa missionario. E lui si era dato questa risposta: bisogna ricordargli il dono che Dio gli ha fatto nel suo battesimo. E perciò a tutti i fedeli, ai laici, ai monaci, ai sacerdoti, Giovanni Crisostomo ripeteva questa frase: pure te il battesimo ha fatto re, sacerdote e profeta. Ecco, a partire dalle tre letture bibliche che abbiamo ascoltato, vorrei questa sera, come vostro vescovo, aiutare a cogliere che cosa significa che nel battesimo sei diventato un profeta, un sacerdote e un re. Nella prima lettura, che è tratta dal Deuteronomio, Dio promette al popolo di Israele che farà sorgere un profeta. E poi specifica anche il compito e dice: gli porrò sulla bocca le mie parole ed egli dirà al popolo quanto io gli comanderò. Io metterò in bocca al profeta le mie parole. Voi sapete che Crisostomo vuol dire bocca d'oro e questo titolo è stato dato al vescovo Giovanni perché aveva un grandissimo dono di eloquenza, di parola, e tutti lo ascoltavano molto volentieri. Si dice che fosse il predicatore migliore della tarda antichità greca. Però, prima di risuonare piacevoli alle orecchie di chi lo ascoltava, le parole di Dio per 6 anni le ha fatte risuonare nella solitudine e nell'ascolto del suo cuore. Per 2 anni in una grotta, aiutato da un anziano maestro, ha masticato la parola di Dio, soprattutto i Vangeli e le lettere di San Paolo. Cosa significa per noi questo? Che ciascuno di noi è profeta quando mescola le parole di tutti i giorni con la parola di Dio, che ha fatto calare nel profondo della sua mente e del suo cuore.
E occorre tanto tempo perché la parola penetri e trasformi la nostra mentalità. Poi questa parola si iscrive nella nostra carne. E Giovanni Crisostomo diceva ai cristiani: la gente fuori che non è entrata durante la liturgia nella messa, quando vi vede dovrebbe capire qual è la parola che voi avete ascoltato qui in chiesa. Da come voi vivete potrebbe risalire a quella parola. Voi siete la predica umanizzata con lettere scritte sulla carne umana di quella parola che è risuonata in chiesa. E poi diceva una parola incoraggiante anche per noi questa sera: ciascuno di noi è profeta perché può contagiare positivamente la vita degli altri. Tante volte ci crediamo poco, siamo un po' scettici, crediamo di essere poco efficaci nella testimonianza. Ma Giovanni Crisostomo dice: non dire mi è impossibile influenzare gli altri, perché se sei cristiano è impossibile dire che questo non avvenga. È più facile per la luce diventare tenebra che per il vero cristiano non splendere. Il vero cristiano splende. E allora questa sera riappropriamoci della nostra dignità di profeti. Ciascuno di noi può mescolare nelle parole di tutti i giorni la parola di Dio. E sapete che la parola ha un grande potere. Le parole nostre possono distruggere, ma possono anche edificare. Gesù nel Vangelo diverse volte dice: fate attenzione a come parlate. La bocca parla della pienezza del cuore. Dalla vostra bocca non esca più parola cattiva, arrogante, ma soltanto parole buone, necessarie alla vicendevole edificazione. Allora, essere profeti per il dono del battesimo significa anche rivedere il vocabolario e rinunciare a quelle parole che Gesù ha detto sono cattive, le parole dure, volgari, amare, le parole che gettano diffidenza, sospetto, le notizie false, le parole che creano distanze, i pregiudizi, le parole che biasimano il prossimo, che gli tolgono l'onore. Il cristiano è generato dalla parola di Dio. Il seme della parola ci ha fatto creature nuove, e questo si può vedere anche nel vocabolario che i cristiani utilizzano, fatto di parole buone. Allora vi vorrei questa sera invitare a chiedere al Signore di essere tutti una bocca d'oro come Crisostomo, cioè di avere un linguaggio degno di un profeta. La nostra lingua qui in chiesa loda il Signore, prega per i fratelli, non può essere troppo distante dalla lingua che poi noi usiamo quando siamo lungo la strada, in casa o negli ambienti del lavoro. Sei un profeta. Nella seconda lettura troviamo invece uno spunto che ci ricorda che siamo sacerdoti, e il sacerdote è colui che offre a Dio un sacrificio. Il cristiano non cerca la materia di questa offerta fuori di sé, ma io, tu, siamo il sacrificio da presentare al Padre, un sacrificio vivente, gradito a Dio, perché il Padre ti guarda e vede in te il volto del suo Figlio, Gesù, e questa vita di uomo e di donna che assomiglia al volto di Cristo è un'offerta che il Padre gradisce, si compiace. Paolo, nella seconda lettura, dice che ci sono due modi perché la nostra vita sia trasformata in offerta, in amore: la verginità e il matrimonio. Ai tempi del Crisostomo molti pensavano che la verginità fosse superiore, ad un livello di dignità più alto rispetto al matrimonio. E allora lui risponde a questi qua che criticano il matrimonio dicendo: perché calunni il nido da cui sei uscito? Tutti noi, anche
noi che viviamo nel celibato per il regno di Dio, i sacerdoti, le suore, tutti veniamo dal nido, potremmo dire, santo e santificato di un matrimonio. Perciò Crisostomo non accetta di contrapporre il matrimonio e la virginità, ma cerca di vedere qual è il loro comune fondamento e dice: è l'amore di Dio. Ci sono due modi di partecipare all'amore di Dio: conoscerlo attraverso il matrimonio, conoscerlo attraverso la virginità. E questo amore, dice Crisostomo, deve crescere. Come? Lui dice: come la Bibbia, si passa dall'Antico Testamento che cresce e si arriva al Nuovo Testamento. Si passa dalle cose corporali alle cose più spirituali. E anche nell'esperienza di una coppia, l'amore all'inizio è facile che sia una spinta a uscire da sé, attratti anche in modo forte dalla fisicità, dalla bellezza estetica dell'altro. Perciò l'uscita è anche sostenuta dall'attrazione sessuale, che però poi si sviluppa, matura in un amore sempre più spirituale, per cui i due sposi si amano nella totalità del loro essere, corpo, anima, spirito, e cresce il loro amore dal corporale alla profondità spirituale dei loro esseri. E perciò Crisostomo dice che il destino di due sposi è quello di diventare due amici spirituali, che la loro attrazione maturi fino a diventare una vera amicizia. E allora vi voglio leggere un bel testo che riporta Giovanni Crisostomo. È la testimonianza che lui ha raccolto da un giovane sposo che intesse l'elogio alla sua sposa e dice così: pur potendo scegliere molte spose e più ricche e di illustre origine, non le ho scelte, ma mi innamorai di te, della tua condotta, del tuo decoro, della tua modestia, della tua temperanza. Mirai alla virtù della tua anima, che antepongo a tutto l'oro. Per questi motivi ti abbracciai e ti amo e ti preferisco alla mia stessa anima. Nulla vale la vita presente, e supplico e prego e faccio di tutto in modo che siamo ritenuti degni di vivere la vita presente insieme, così da poter anche di là, nel secolo futuro, stare insieme l'uno con l'altro con grande sicurezza. Io preferisco ad ogni cosa il tuo amore. Ecco, per tutti i battezzati Dio ha una vocazione particolare. La vocazione è il modo personale con cui ciascuno di noi offre la vita e conosce l'amore. Vorrei dire a tutti, soprattutto agli adulti che sono qui, non siamo timidi a parlare ai ragazzi, ai giovani della loro vocazione e anche a presentare la bellezza sia della vita nel matrimonio, sia della vita nella virginità. Una volta una coppia di giovani che si preparavano al matrimonio mi ha detto: perché non si parla del significato spirituale della sessualità, ma ci si limita a dire ciò che è lecito e ciò che è proibito? E dicevano: c'è molto di più. Appunto, raccontavo che c'è questa grazia, questa tensione a diventare così uniti in Cristo da essere due sposi, due amici spirituali. Ma se aiutiamo i giovani a capire il dinamismo che è iscritto nella sessualità come potenzialità di dono, di amore, di sponsabilità, allora maturerà la loro sessualità, altrimenti si bloccherà a stadi inferiori. Arriviamo finalmente al Vangelo. Ho detto che siamo profeti, che siamo sacerdoti, siamo anche re. Abbiamo sentito nel Vangelo che Gesù entra nella sinagoga. I presenti lo ascoltano ammirati e dicono a commento: ecco uno che insegna con autorità e non come gli scribi.
Gli scribi sapevano tante citazioni dei maestri che erano venuti prima di loro e continuavano a commentare la parola di Dio a furia di queste citazioni, tante, tante parole. Ma Gesù dice, loro dicono ma non fanno, ecco perché non sono autorevoli. Invece la gente ascolta Gesù e vede che Gesù realizza le parole che dice. La sua autorevolezza dipende dal fatto che c'è questa corrispondenza tra le parole e la vita di Gesù. E Gesù dice, io le parole le ho imparate dal Padre mio. Io non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. E quello che ho visto fare dal Padre, anch'io lo faccio. Visione del Padre, fare ciò che si è ascoltato dal Padre, far vedere nella vita la parola in cui si crede. Ecco, il cristiano è un re perché ha una autorevolezza. Noi non siamo dominati dalle logiche di un mondo iniquo, perverso, ostile a Dio. La regalità significa che per la cresima ciascuno di noi ha la potenza dello Spirito Santo e può lavorare per trasformare il mondo e renderlo sempre più vicino al regno di Dio. E questa è la nostra autorevolezza di cristiani, quando le nostre opere concordano con l'annuncio della nostra fede. E qui vorrei, come ultimo passaggio, ricordare che San Giovanni Crisostomo insisteva particolarmente sulla regalità che i cristiani esprimono nel lavoro. Lavorando, mentre lavori viene il regno di Dio. Oggi ci sono molti problemi attorno al lavoro, non solo perché siamo passati e stiamo ancora attraversando tempi di crisi di lavoro, ma penso che in questo tempo riusciamo a capire, e lo sento anche dire, che il lavoro non è anzitutto denaro, ma che il lavoro è umanizzazione. Ai tempi del Crisostomo c'era la questione se Adamo in paradiso lavorava o no, c'era già tutto perché avrebbe dovuto lavorare. E Crisostomo rispondeva così, lavorava perché altrimenti non avrebbe sviluppato la sua personalità. Il lavoro coltiva la nostra umanità fatta a immagine di Dio creatore. Certo, dopo il peccato è sopraggiunta la fatica e lavorare stanca, almeno quelli che lavorano sodo. Lavorare ci affatica, però Crisostomo dice che non dobbiamo scappare dalla fatica, perché anche questa è medicinale, cioè ci aiuta a superare le nostre cattive inclinazioni. L'ozio, ad esempio, è corretto, è guarito da una vita piena di zelo, di fervore nel compiere il nostro lavoro. A quei tempi poi c'era ancora la schiavitù. Oggi ci sono magari persone in varie parti del mondo che sono soggette a oppressioni, a lavori pesanti e non retribuiti secondo giustizia. A quei tempi Crisostomo si è battuto per abolire la schiavitù, diceva è contro la natura. Dio ci ha dato due mani, non ci ha dato due schiavi. Ci ha dato due mani per lavorare, non due schiavi che lavorino al nostro posto. Gli schiavi ci sono stati dati dalla società corrotta. E aggiungeva una frase simpatica, che le donne che lavorano sono più belle di quelle che non lavorano e che mangiano soltanto, e che gli uomini che lavorano sono più sani e più forti di quelli che non lavorano. Dunque, il lavoro è una cosa nobile e per noi cristiani attraverso il lavoro viene il regno di Dio. Ecco, cari fratelli e sorelle di questa comunità bella di Asola, anche la nostra diocesi di Mantova, come ricordava all'inizio Don Luigi, sta camminando per accogliere sempre più questa vita nuova che ci è stata consegnata nel battesimo. Io mi rallegro che in questa festa del vostro patrono, grazie anche alle parole di San Giovanni Crisostomo, ho potuto ricordare a voi che pure te il battesimo fa profeta, sacerdote e re.